punto di io proponerei gratuitamente il tutto l'offerta senza più canale. Senza l'Airplane ripropone i programmi andati in onda della settimana precedente e Rai.tv è disponibile su smartphone, tablet e tipo connessa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo già andati là dove chiunque ci vuole, là dove i dati, gli ascolti, i punti essenziali del mercato dimostrano che siamo ancora i primi, anche lì. Lo dimostra il fatto che siamo saliti a quasi del 6% nel 2012, già rispetto a un 8-10% del 2011, un dato essenziale, strategico, 150 milioni di persone. Questo mi fa capire come i numeri oggi sulla multimedialità, sulla multipiattaforma, per cui si è diventato un asset strategico. La fine della digitalizzazione è soltanto l'inizio di nuove leggi. Quando voi pensate che oltre 2 milioni di app scaricate targate Rai, mi fa capire come siamo già andati oltre il mio numero. Però se noi vogliamo capire bene dove stiamo andando, facciamo un passo indietro. Parliamo di quello che forse è un dato di 90 anni fa, la radio. Radio 1, Radio 2, Radio 3, sono radio. Sono radio che non trasmettono più soltanto sulle frequenze normali, ma vanno con 7 canali on air, 3 web radio. E la radio è stata uno dei mezzi che per primo si è mosso nel settore della tecnologia del web. E siamo stati in grado di poter fare migliaia di contatti, milioni di pagine viste, sono numeri. Ma io non voglio parlare di questi numeri che voi state vedendo, ma di chi c'è dietro questi numeri, che sono gli italiani, che sono i nostri fruitori, che è il nostro pubblico, il vostro pubblico. Pubblico che cerca di trovare un modello di multipiattaforma, contatti televisivi, contatti pubblicitari. Chiudo per ringraziare tutti, per dire che forse noi vogliamo rappresentare quello che voi state vedendo, tutti gli italiani, tutti i dipendenti Rai, tutti voi, perché sotto questo marchio della loro differenza c'è un dato essenziale, può esserci l'Italia, ma sicuramente c'è la Rai, ed ecco a voi il giornato finale. Ma guardate, è molto meglio. Spazio e tempo non sono limiti. La multipiattaforma Rai è a disposizione.